我们生活在这个时代，但是这个时代其实并不属于我们在这个时代中的人。今天，这个我们的生命其实并不是没有意义。Cosa rimane dell'arte contemporanea? Probabilmente poco, nulla. Se ci pensiamo fra 2000-3000 anni non rimarrà proprio nulla, nessun oggetto fisico probabilmente resisterà. L'arte contemporanea poi rimane un'idea, un principio. Secondo me rimarrà una quantità di materiale infinito, una mole di materiale che va ben al di là ovviamente degli oggetti. Magari gli oggetti scompariranno, non ci saranno più, si autodistruggeranno o saranno distrutti. Ma quello che a me piace, da storico naturalmente, è la quantità di testimonianze scritte, frammenti. E ciò che resterà dell'arte contemporanea è comunque un segno. Molti artisti oggi lavorano proprio con dei materiali che volutamente sono instabili, quindi vanno forse anche un po' contro, no? L'idea di arte eterna, proprio perché riflettono un momento storico di grande instabilità. Una cosa che accomuna il contemporaneo al passato è che è molto difficile, da una distanza ravvicinata, dare dei giudizi che poi la storia confermi. E dunque io sono sicuro che fra 100 anni quello che sarà considerato il Michelangelo del 2000 forse non lo conosciamo neanche, è un personaggio che non chissà chi è. Io non so emozionarmi di fronte a molte opere d'arte contemporanea, rimango abbastanza, come si dice, freddo. Credo che qualcheduna sia capace di sollecitare delle suggestioni, ma pure suggestioni. L'opera d'arte intesa come idea giusta al momento giusto. A me personalmente piace più pensare all'opera d'arte come idea giusta nel momento sbagliato, perché questo suo entrare in un ambito storicamente magari poco consono o non ancora pronto ad accoglierla può attivare una perturbazione, può attivare un senso di novità assoluta. Chi compra un'opera d'arte contemporanea molte volte compra un'idea, un pensiero, un nome che c'è dietro l'arte. Cos'è quindi interessante dell'arte contemporanea? Chi l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Molte volte non interessa il come l'ha fatto e forse questo andrebbe rivalutato come dimensione. Sicuramente l'arte contemporanea oggi potrebbe aiutare a guardare non solo al nostro tempo ma anche al futuro, come ha aiutato negli anni nel passato. Chi guardava Fontana alla fine degli anni 40 forse...